essere rigorosi rispetto a quello che si scrive, rispetto a quello che si dice, rispetto a quello che si propone ai lettori e ai telespettatori e ai radioascoltatori. Quindi diciamo il concetto di misericordia è un concetto abbastanza anomalo per la nostra professione, però è un concetto assolutamente non anomalo per l'uomo. E visto che i giornalisti siamo comunque uomini e donne, dobbiamo sempre ricordarci che questo attributo divino in qualche modo è stato trasfuso anche negli uomini. Siamo gli unici sulla faccia della terra ad avere la possibilità di essere misericordiosi. Gli animali non possono esserlo. Possono provare amore, come i cani per esempio, come lo prova l'uomo o la donna, ma non possono provare misericordia. Gli uomini siamo gli unici a poterlo fare. E questa è una prerogativa, ripeto, in qualche modo divina, che comunque va applicata in tutte le professioni, in tutte le cose che si fanno. Quindi etica, morale? Beh, etica e deontologia per noi devono essere un punto di riferimento fermo, nel senso che dobbiamo sapere che bisogna scrivere quello che è giusto che si scriva, senza esagerare, avendo sempre il rispetto massimo per la dignità delle persone, sapendo che le parole, come si dice, sono pietre e che di conseguenza possono creare non solo turbamenti, ma possono creare anche drammi personali, familiari importanti. D'accordo circa l'organizzazione, il programma dell'Arcivescovo Metropolita Vincenzo Bertolone a proposito di questi eventi? Beh, diciamo, questo evento si iscrive nell'ambito di una serie di eventi che sono appunto collegati al Giubileo, e credo che l'evento di stasera, la serata a cui ci ha invitato il signor Bertolone, possa essere importante per ribadire alcuni concetti e per farci prendere ancora meglio coscienza di quelli che sono i nostri diritti ma anche i nostri doveri. Grazie.